Allora, buonasera a tutti e grazie per gli intervenuti, per essere venuti qua. Io sono Elia, il presidente dell'associazione Impact e il mio compito qui sarà fare i ringraziamenti, i saluti iniziali e nient'altro. Per fortuna, se non leggere qualche estratto di un libro, spero di non incontrarmi. E innanzitutto vorrei ringraziare il consiglio direttivo di questa associazione che è sempre attivo, non si ferma mai, neanche durante l'estate, il segretario Matteo Arcangeli, il tesoriere Ugo Maria Barchesi e forse un ringraziamento più grande questa volta va al comitato esecutivo, al suo direttore Andrea Marasca, a tutti i componenti, Giacomo, Gaia, Lorenzo e Sofia, che questo evento, diciamo, è frutto della volontà del comitato esecutivo e Andrea l'ha curato personalmente, per cui io devo assolutamente ringraziarlo. Noi abbiamo fatto, diciamo, una supervisione generale come direttivo, ma il merito di questo evento sicuramente va ad Andrea e ai suoi collaboratori. Devo ringraziare anche, voglio ringraziare il Circo Cittadino che ci ospita in questa stupenda sala ormai da tanti eventi, e ci ospita sia come eventi ma ci ospita anche come associazione e noi siamo felicissimi di stare qua, di essere ospitati in questa struttura. Ringrazio ovviamente anche gli ospiti che sono qui con noi oggi, Antonio Mancini e i suoi collaboratori, Danilo, Emilio, che soprattutto Antonio, che ha scelto di portare qua questa sua condivisione, questa sua esperienza personale molto, sicuramente molto forte, molto impegnativa, sia per lui che la racconta, sia per noi che la ascoltiamo. E, diciamo, quelle premesse le farà Andrea. Questo evento si discosta un po' da quelli che abbiamo fatto fino adesso. I nostri eventi finora erano molto politica di corrente e quindi abbiamo giocato sul semplice. Questa volta abbiamo usato un po' di più. Sono sicuro che andrà bene, che raccoglieremo degli spunti positivi e che sapremo raccogliere quello che di positivo c'è da questa esperienza. Prima di chiudere vorrei chiamare qui con me l'assessore per i servizi sociali e la sanità del Comune di Jesi, dottoressa Quaglieri, che gentilmente ci è venuta a trovare. Un applauso. Io, buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio tantissimo per questo invito. Io ringrazio in modo particolare questi ragazzi che seguo ormai da un po' di tempo, sono dei ragazzi che si applicano moltissimo, parlano di cultura, parlano di tematiche importanti e di spessore. Sono dei ragazzi coraggiosi, non funziona, sono dei ragazzi coraggiosi. Qualcuno stasera mi ha detto sono dei pazzi. Sì, forse sono anche un po' dei pazzi perché osano. Però io penso che chi non osa non porta mai a casa nessun tipo di risultato. Quindi il plauso va a questi giovani che spendono il tempo, trovano delle tematiche e danno la possibilità di ascoltare per poter scegliere. Questo è importante, ascoltare e poi scegliere cosa si può e cosa non si deve fare. Questo è molto molto importante. Il mio plauso va, ringrazio ovviamente anche lei per essere qui, ma scusatemi, permettetemi, il mio plauso maggiore come amministrazione va a questa associazione che si sta dando da fare. Sono giovani, danno tantissimo per noi e mi auguro che facciano sempre di più. Grazie. Grazie mille, dottoressa. E io non mi spendo in altre parole, passo subito la parola a Andrea, il nostro direttore, che ci fa un'introduzione generale. Allora, solo... Aspetta. No, è acceso, però vabbè, ho la voce abbastanza potente. Una breve premessa prima di iniziare. Questo incontro di oggi non vuole essere un momento per giudicare la storia di un uomo, vuole essere un momento d'ascolto e di comprensione, per andare a comprendere quella che è stata la storia di un uomo che oggi qui è presente con noi, si racconta e si mette a nudo davanti a noi. Lui è un uomo che ormai ha ascoltato quello che doveva ascoltare con la giustizia, è venuto qui. Nei giorni precedenti sono state varie polemiche, soprattutto sui social. Non è questo il luogo per fare polemica. Ognuno di voi è libero di credere, non credere a quanto detto e uscito da qui farsi un'idea.
ci sarà un momento riservato alla fine per poter permettervi di fare domande che non sono state fatte in precedenza. Domande che però saranno apprezzate se spinte dalla curiosità e dalla voglia di conoscere, non volte alla polemica. Detto questo, io penso che possiamo cominciare. Lascio la parola a Antonio. Intanto soltanto per ringraziare i ragazzi dell'Impact che mi ha dato questa possibilità, perché quello che amo fare oggi, andare nelle scuole ovunque, vogliono sapere non del bandito o non solo del bandito, ma anche il perché quel bandito di allora oggi è diventato un'altra persona. E poi ringraziamenti naturalmente a voi che siete presenti, quelli più approfonditi li faccio dopo. Allora, grazie doveroso a questi ragazzi eccezionali, perché io da adulto vedere dei giovani così che si impegnano su tematiche sociali è veramente un grosso segno di incoraggiamento, vuol dire che i giovani hanno in fondo la voglia di conoscere, la voglia di fare, soprattutto di conoscere. Ecco, il titolo stesso dice Antonio Mancini si racconta, quindi andiamo a ascoltare, semplicemente ascoltare una storia. In totale assenza di giudizio o peggio ancora di pregiudizio, perché è molto più facile avere pregiudizi che non porsi un altro in ascolto, senza voler giustificare. Poi il giudizio per eccellenza penso che non spetti nessuno di noi, quindi ascoltiamo e basta. Con, secondo me, importante, con delle considerazioni, la partenza di questa storia, le periferie di ieri, ma anche le periferie di oggi, basta pensare alle weekend o altri a bullismo, altri episodi, le periferie che ci sono sempre state, quindi come la storia può cambiare un uomo, ma anche e soprattutto come un uomo può cambiare la sua storia, partendo da un punto e arrivare in un altro che è totalmente l'opposto, ci vuole coraggio, ci vuole insomma tanta pazienza, bisogna mettersi spesso in discussione e fare un percorso molto molto duro. È quello che ha fatto Antonio e quello che al di là il giudizio, io che sono suo amico, apprezzo tantissimo. Per iniziare, poi parla Antonio, volevo leggere due piccolissime righe scritte da Federica Sciarelli. La Sciarelli ha curato entrambi i libri scritti da Antonio. E dice: scrivere è un po' come andare in analisi, ti tira fuori tutto da di dentro. A volte capita che facendo uscire anche il peggio di noi stessi, poi ci si sente meglio, più puliti, più leggeri. E credo che Antonio Mancini abbia fatto questo, abbia deciso di andare a testa alta raccontando tutto, anche gli episodi che avrebbe voluto cancellare. In questo libro c'è un mondo che non è finito, si chiama infatti Qualcuno è vivo, che viene da lontano, da quando Mancini era bambino e che tuttora vive vegeto. A Roma non si muove foglia che la banda della Magliana non voglia, una frase che sembrava vecchia e che invece è ancora qui, a ricordarci che i malavitosi sono sempre gli stessi, un po' invecchiati, un po' appesantiti, ma sempre gli stessi. Questa volta però Nino, Antonio Mancini, è da un'altra parte, dalla parte giusta, e ringraziamo Antonio. Per cominciare questo racconto, perché il mondo è un racconto, è una storia, volevo partire da una pagella scolastica, dell'anno scolastico 58, penso che Antonio faceva la terza o la quarta elementare e viveva in un paese dell'Abruzzo, in provincia di Pescara. E adesso ve la leggo, poi dopo giudichiamo insieme. Religione 8, educazione fisica 7, infatti un gran fisico mi pare che non ce l'ha, non ce l'aveva. Lettura, scrittura ci aveva un 7, ma va sicuro che a 9 ci è arrivato abbondantemente. Aritmetica 8, storia e geografia 8, disegno 8, attività manuali 8, comportamento ed educazione civica 9 addirittura. Quindi o questa pagella non è di Antonio o c'è stato qualcosa che ha fatto scaturire tutta un'altra storia che non è quella di un bambino di un paese di montagna di 9 anni. E questa storia ce la racconta Antonio. Grazie. No, io mi sono dimenticato una cosa molto importante. Se sovente faccio A, non perché sono deficiente, ma perché sono sordo come una campagna. E uno dice che compra apparecchi, io ce l'ho apparecchi, ma continuo ad essere sordo, pertanto se alle domande non riesco
a recepirle, ci penseranno loro a farmi da statuto riappronto. Detto questo, ritornando alla pagella che ha letto Danilo, dopo che è successo? È successo che io sono di un paesino di origini della provincia di Pescara. Mio padre, quando io avevo terminato le elementari, decise che per migliorare le nostre condizioni, noi eravamo sei figli, più genitori, 8 persone, le case dei paesi sono quelle che sono, e quindi ebbe l'intelligenza di trasferirci a Roma. E a Roma andiamo a abitare in un quartiere, in una borgata che si chiama San Basilio. È una borgata sempre sulle cronache, oggi, ieri. E io quando sono arrivato a questa borgata vedevo che c'erano 2 blocchi. C'era il blocco di mio padre che si alzava la mattina alle 5 e andava a lavorare ai cantieri dove era possibile, rientrava la sera stanco morto, e sul tavolo c'era la solita minestra fatta con il dado star, mentre l'altro blocco era composto da ragazzi e uomini sempre ben vestiti, si alzavano quanto volevano, avevano sempre soldi in tasca. Io generalmente mi chiedevo chi fossero questi, e quando lo capii, io dico, lanciai in alto una monetina ideale e mi dissi: se viene croce vado col blocco di mio padre, se viene testa in quell'altro. E quello che è avvenuto si sa. Io adesso non voglio dare la colpa alla società, perché poi ho trovato la società vera, ma 40 anni dopo, però insomma le periferie qualche responsabilità ce l'hanno. San Basilio è una borgata di Roma infilata tra la Tiburtina e la Nomentana. Una spianata di palazzoni bianco, sporco come la coscienza di chi li aveva fatti reggere e grandi come la rabbia della gente. Appiccicati uno accanto all'altro, ogni gruppo di palazzoni costituiva un lotto e ogni lotto era confinato ad una corolla di tondini storti, arrugginiti e spessi come sbarre di prigioni. Nelle case costruite con un impasto di paglia e trucioli di legno mischiati con la calce, l'inverno gli sembrava di stare al polo nord per quanto freddo ci faceva, ed estate si schiattava dal caldo. Costeggiato dal grande raccordo anulare, negli anni 60 a San Basilio non c'era quasi niente, non un dondolo o uno scivolo per i bambini, né un gioco per noi ragazzini, che eravamo costretti a tramutare in gioco quello che avevamo. I marciapiedi troppo stretti per giocare a Nizza, le marane dove andavamo ad acchiappare le ranocchie con le mani che poi vendevamo per pochi spiccioli e potenza, un mezzo nano che aveva una trattoria alla buona sua alla Borgatella, e poi le fionde con le quali scagliavamo i sassi contro gli uccelli in volo. E per giocare a pallone la maggior parte dei ragazzi preferiva i cortili bruni e polverosi al campo della parrocchia, dove c'era il rischio di dover passare al confessionale. Avremmo dovuto raccontare delle mille seghe che ci facevamo sulle modelle mantenute su Poster Market o sul culo di Fabiana, la puttana che batteva sul grande raccordo anulare. L'estate poi, con il mare di Ostia lontano, c'era anche un enorme mascone dove i contadini delle masserie portavano a dissetare gli animali e che noi ragazzini trasformavamo in un'improbabile piscina. Il vascone si trovava in un fosso a ridosso del grande raccordo anulare, proprio sotto il posto dove si prostituiva Fabiana. E in quella specie di piscina sempre affollata di pischelli sguazzavamo nell'acqua sporca infestata da insetti e dal fondale scivoloso, e con l'occhio puntato su Fabiana che passeggiando su e giù richiamava l'attenzione degli automobilisti sventurando la borsetta come fosse una bandiera. Tra i tanti, questa è la situazione di partenza della periferia, del disagio e delle opportunità che, come diceva Antonio, ovviamente non sono state e purtroppo non sono ancora le stesse nelle grandi città. E quindi Antonio, mentre il padre diceva che aspettava Baffone, lui Baffone decise di andarlo a cercare. Quindi ci racconta adesso come inizia questa prima fase, che è quella malavitosa, quella dell'illegalità.
No, io su questa faccenda delle periferie ho un episodio da raccontare. Questo parla degli anni 60. Non so quanti di voi conoscono il cantante Alessandro Mannarino. È uno di questi cantanti che vanno di moda tra i giovani. E nel 2014, io parlo degli anni 60, lessi un'intervista di Mannarino, di Alessandro Mannarino, dove lui diceva: quello che ritrovate in quel libro degli anni 60, cioè le nostre mamme, di noi ragazzini, che ci dicevano, si raccomandavano, adesso che vai a cercare il lavoro, non gli dire che sei di San Basilio, digli che abiti tra la Borgatella e la Tiburtina. E io sta cosa mi incuriosivo. E attraverso il giornalista Sandro Ruotolo sono riuscito a contattare Mannarino. E io ho spiegato di questo mio stupore. E lui mi ha il solito bibone: noi delle periferie siamo l'acqua per i tribunali, gli avvocati. E poi lui chiuse con una chiosa: io mi sono salvato perché sapevo suonare la chitarra. E io ti rimando, gli ho risposto: io non mi sono potuto salvare perché sapevo suonare manca il campanello. E questo è quanto offrono le periferie. Poi è chiaro, ci sono campioni di calcio come Tassotti, o grandi pugili come Petrucci, o che ne so, Fabrizio Moro, che ha vinto il Festival di Sanremo, che non si arrendano, sudano, vanno avanti, riescono. Io gliel'ho fatta, io già vedevo sudare troppo, mi pare, ho detto no, io la minestra ma la voglio mangiare tutta la vita. Una cosa che ha colpito me e altre persone che hanno conosciuto Antonio, che sarebbe facile fare del vittimismo, no? Io non ho avuto quell'occasione, non ho avuto punti di riferimento, non ho avuto modelli positivi e quindi ho fatto questo. Una cosa che lui dice spesso è che dice: ma non è colpa della società, io non ce l'ho con la società, non è colpa degli altri. Cioè, vuoi spiegare questa frase? Perché? Perché nonostante tutto non è colpa della società. Ma assolutamente no. Ma per queste ragioni che ho appena detto, se si sono salvato Mannarino che sapeva suonare la chitarra, o Fabrizio Moro perché sapeva cantare, avrei trovato pure io il modo per salvarmi. Ma non mandava da sudare, non mandava da combattere, ero stanco di vedere la situazione in famiglia, tutte queste piccole cose. Mio padre comunista duro e puro, che aspettava Baffone che non arrivava mai, Baffone è il famoso Stalin che sarebbe venuto a migliorare le nostre condizioni. Comunque io non do la colpa alla società, lo sapete perché? Quando io ho deciso che oltre tutto quello che avevo combinato non si poteva andare, a me la società mi ha colto. Quindi la società non ha nessuna colpa. Io ho voluto essere quello che sono diventato. Poi passa il famoso vento del soffio del cambiamento e uno dice: vabbè, non si può andare oltre, insomma. Allora, dalla periferia, dalle amicizie in periferia al carcere, come è successo? Che avrà combinato all'inizio? Guardate, io sono stato arrestato la prima volta al carcere dei minori che avevo 14 anni. Io lo dico così spassionatamente, avevo scoperto Pasolini quando altri leggevano i fumetti, mi ero appassionato, mi piaceva scrivere, mi piaceva leggere. E quando sono entrato in carcere, le uniche proposte che ho trovato, che ho avuto, sono state: vuoi fare il falegname, vuoi far fabbro, vuoi far calzolaio. E io mi sono detto: no, io non voglio fare nessuna delle cose, sennò che faccio? Ma rimani alla minestra come mio padre. Io avrei voluto trovare qualcosa che fosse una cosa mia, d'attitudine mia, ma non c'era. L'unica cosa che c'era, tu dicevi: no, non voglio far piano un sacco di botte. Quindi non c'erano proposte per poter, io a me piaceva studiare, lì le scuole non c'erano, nessuno mi ha detto: visto che stai sempre a leggere, perché non vai a una scuola? Ecco qual è, da lì. C'è un altro passaggio particolarmente importante, che è quello dalla delinquenza di strada al carcere, e quello che poi succede all'interno del carcere. Ecco, nell'immaginario collettivo il carcere dovrebbe essere strumento di redenzione, anche se sembra un po' un'utopia, dovrebbe dare comunque la possibilità di rimettersi in carreggiata, dovrebbe.
Leggiamo adesso, senza questo libro, come è stato il carcere per Antonio e quello che ha provocato. Il carcere non fa altro che accentuare i problemi che ogni detenuto ha. Il carcere è un generatore di malattie e di dolore che aggrava giorno dopo giorno. Il carcere accentua la rabbia e la violenza, non guarisce dalla tossicodipendenza, ma la incancrenisce. Il carcere non è nelle condizioni di rieducare nessuno, è piuttosto una scuola dove si impara come si fa a trasformarsi dal druncolo al criminale. In carcere si muore per inerzia o malattia, tagliandosi le vene o arrotolando una parte del lenzuolo intorno alla sbarra, fare un cappio, ficcarci il collo, lasciarsi andare con la notte. In carcere si vive e si muore proprio come fuori. In carcere nascono grandi amicizie e si creano profonde inimicizie. In carcere si formano batterie e si organizzano bande. In carcere tutte le sere la gente infermiera passava cella per cella con una cassetta di medicinali, soprattutto psicotropi. I detenuti in terapia, non appena sentivano i suoi passi sul ballatoio del piano, si affrettavano verso lo spioncino e aspettavano con i bicchieri in mano. In carcere si giocava con due tipi di carte, quelle originali e quelle ricavate dai cartoncini sulle quali venivano disegnati i semi, e sia le une che le altre erano proibite. Su quelle casarecce potevano anche chiudere un occhio, per le altre invece, se si veniva scoperti da quelle guardie cornute, con un passo per palo giravano continuamente per i ballatoi con la speranza di pizzicare. C'era immediatamente il sequestro e il giorno dopo si veniva portati in cella sottoposti ad un Sant'Antonio, perché si sapeva che a portare dentro le carte originali erano le guardie corrotte e quindi la sbirrazzeria menava bastonate per sapere i nomi dei loro colleghi corrotti. Nel cameroncino c'erano quelli artigianali che correvano nel proibizionismo. In carcere ci sono diverse tipologie di guardie carcerarie e di carcerati. Tra le prime ci sono quelle come il brigadiere napoletano del reparto isolamento, che fanno il loro lavoro con coscienza. Poi ci sono quelli che non provocano, ma non hanno voglia di fare un cazzo, perché ad ogni lamentela del detenuto hanno l'abitudine di rispondere che non sono state loro a dirgli di fare il delinquente. Infine ci sono quelli che stanno lì con il solo intento di provocare, per rendere più dura la galera e magari menare le mani, una sottospecie di vigliacchi capò, che si sceglievano le vittime tra i più deboli, quelli che magari entravano per la prima volta, gli omosessuali, i travestiti e i tossici, poi erano il tirassegno del loro una parte. Anche nel mondo ristretto dei penitenziari c'erano le caste, i nobili e i paria. I nobili erano quei detenuti di un certo spessore criminale, con i libretti carichi di soldi che gli permettevano di districarsi tra regole e proibizioni e di non ricorrere al cartello della casanza per mangiare. Quelli che formavano le celle tra di loro e che erano in grado di corrompere le guardie in cambio di denari e favori, portavano dentro tutto quello che rendeva più vivibile la galera, dai liquori allo champagne, dal caviare alla droga. I paria invece erano tutti gli altri, gli scrausi, quelli cioè che non erano noti perché non facevano reati da potini milionari e di riflesso non avevano i soldi e per mangiare dovevano inevitabilmente aspettare il carrello con la gavetta in mano. Quindi questo è il carcere, la scuola di vita che ha subito Antonio, ma che ha subito tanti altri che stanno ancora subendo. E questo dovrei un attimino entrare più nel vivo, diciamo una piccola parentesi sulla curiosità. Io penso che molti di voi, molti di quelli che conoscono Antonio via Facebook, sono molto interessati alle vicende che sono state portate alla ribalta con i film, parlo di Romanzo sul criminale e altri sceneggiati, no? Che hanno destato scalpore, inquietudini, curiosità, eccetera. Ecco, brevemente Antonio, cosa pensi di questa fiction, cosa c'è di vero, cosa non c'è di vero e come la vivi te, rivedendola attraverso un film, quello che per te non è stato un film, ma è stata la vita tua? Allora, per capire cosa penso io delle fiction, non più di un mese fa ho fatto un'intervista telefonica con Radio Anch'io, la conoscete la trasmissione della Radio Rai, dove erano presenti dei magistrati, questi di Antimafia, e un attore di Gomorra. E siccome mi hanno chiesto se queste fiction potevano influenzare i ragazzi, io gli ho detto sì, perché oggi ricevo invito dai docenti che mi chiedono di andare nelle scuole a sfidizzare questa gente tra il film e la realtà. Io non dico sono belle, sono brutte,
Io dico che non c'entrano niente, lì sono mezzi una specie di sotteroi. Noi eravamo umani con le nostre paure, le nostre debolezze. Lì non c'è nessuno che piange, non c'è nessuno che fa una carezza a un figlio, che aiuta i figli a fare i compiti, cioè le debolezze dell'uomo. Perché se io mostro a un ragazzo che non sono diverso dal suo papà, a parte le cose che faccio e che tu non mi devi mostrare, quello dice: beh, che ci hanno questi? Pure mio padre fa queste cose. Invece fa sempre invincibili questi personaggi. E non è così. Un'altra cosa è, dopo il suo percorso, Antonio è stato collaboratore di giustizia e testimone a diversi processi e attualmente è persona libera. Quello che mi ha colpito molto nel leggere il libro, nel conoscere Antonio, è la diversità delle persone, cioè come siano le persone a fare l'ambiente. Come il maresciallo Bollo del carcere, le guardie corrotte, così anche all'interno delle forze dell'ordine, credo che Antonio abbia trovato delle persone, una in particolare, che abbia in qualche modo incoraggiato a rivedere il suo percorso, a prendere una direzione diversa, come diceva Cacciarelli, la direzione giusta. Ecco, chi è in particolare questa persona? Volevo aggiungere una nota sola per quanto riguarda le fiction. Io e gli altri ragazzi come me imparavamo il mestiere, tra molte virgolette, ascoltando le persone adulte che la notte e la sera si riunivano attorno a quelli che venivano chiamati poveracci, come le prostitute accendevano i copertoni, il legno, e si mettevano intorno e raccontavano le loro ceste, le loro imprese. E noi ragazzi lo orecchiavamo. Per fare lo spadino, che era un attrezzo per aprire le macchine, bisogna fare così. Per entrare dentro un negozio bisogna fare in quest'altra maniera. È un po' come le fiction. Se tu quale ragazzo gli mostri che è tutto facile, tutto così bello, pieno di soldi, ma quello dice: capirà, allora che sto a fare qua io? Quando l'attore di Gomorra mi contestò questa mia affermazione dicendomi: ma noi li mostriamo, scusatemi l'espressione, ma io riporto quello che ha detto lui alla radio, noi li mostriamo i gomorristi come uomini e merda, li facciamo uscire dalle fogne. E io ti rimando, io ho detto: guardi, io fino alle fogne non ci arrivo, come quando raccontavano quelli dei pokeracci che ci potevano essere arresti, botte in questure, tagli di lamette, anni di galera. Noi dicevamo: non ci tocca, perché se un ladro la sera esce convinto o con il dubbio che lo possano arrestare, non ce va più a rubare. Quindi le fiction sono dannose, come è dannose qualunque cosa venga portata in maniera sbagliata. Questa è l'aggiunta che volevo fare. Le forze dell'ordine, amicizia con Angelo. No, vedi che pare, perché io sono su. C'è qualcuno? Beh, ma voi vedete di... Tu ti fai la La rifaccio la domanda. Come sono vent'anni su. Parlavamo della diversità delle persone, come l'ambiente, le persone con la propria umanità riescono poi a cambiare anche l'ambiente. Nel percorso di collaboratore di Antonio c'è stata una persona in particolare che l'ha incoraggiato in qualche modo a rivedere il percorso di vita, ad essere una persona diversa da quella che è stata fino a quel momento. Ecco, quindi è bello che ci parli questa amicizia con Angelo. Sì, ho capito. Io ho avuto la fortuna, tra il mio giro vagare, perché i cosiddetti vecchiti vengono spostati con frequenza per una questione di sicurezza o perché li spostano, e io ho avuto la fortuna di essere portato qui a Iesi dopo tanto girivagare insieme a mia figlia, che aveva seguito la mia scelta, non quella della madre di stare dall'altra parte della barricata. E quando sono venuto qui ho incontrato un giovane ispettore di polizia, io dico nome e cognome perché è vero, Angelo Sebastianelli si chiama questo signore. E a differenza di altri, ma non perché erano cattivi o meno, perché facevano un altro tipo di lavoro. Quando io avevo contatti con questo ispettore, io vedevo che mi faceva parlare e lui mi osservava, senza, lui
se mi sentivo di essere studiato. Un bel giorno a me mi dicono: tu non stai più sotto il programma di protezione, quindi mi dovevo riprendere la mia vita in mano. E non è facile, perché se io vado da Andrea e gli dico: sono Marco, ho una balestra, a un certo punto ritorno a chiamarmi Antonio Mancini, quello dice: ma questo è scemo, ma chi è? E allora l'unica mia sfonda era l'ispettore Sebastianelli, al quale io gli proposi invece di riporsi due preghiere. Angelo gli disse: perché nasce questa confidenza soprattutto se ci sai stare al mondo, perché dicono la poliziata, non è vero, non sono tutti a capo. E io mi resi conto che la mia scelta, cioè di collaborare, non dovevo dirmi di collaborare, era soltanto una scelta prodomia, e sentivo il bisogno di ridare qualcosa alla società, di far capire che il mio cambiamento era vero. E ricordo che andai dall'ispettore Sebastianelli e gli dissi: Angelo, io devo fare qualcosa per la gente, per qualcuno. E lui mi disse: che vuoi fare? Gli ho detto: mi piacerebbe stare in mezzo alla gente che soffre, i ragazzi disabili. E lui mi disse: ma sei scemo, io vado al comune di Chiesi, vado a dire: sta Antonio Mancini, banda a Maiano, no, fai qualche altra cosa. Io gli dissi: Angelo, ti prego, vedi un po' se vuoi. Lui mi disse di sì. Io uscii dal suo ufficio convinto che mi ha detto sì per farmi contento. Invece un giorno mi chiamò il comune e io salì sul pulmino, anche grazie al presidente Anfast, al comune stesso di Chiesi. Però se non c'era il poliziotto che aveva capito che io ero veramente un'altra persona, io forse stavo in mezzo alla strada, ero ritornato a fare rapine. E ancora oggi che ho ripreso la mia vita, io se ho bisogno di qualcosa, di qualche intervento, di qualsiasi genere, io so di avere un uomo al quale posso rivolgermi. Io sarei personalmente contento che le persone che oggi hanno postato, fortunatamente non ce l'ho, Facebook, dei pregiudizi sulla storia di un uomo, si possano ravvedere per capire come veramente un incontro può cambiare una vita e di come sia importante dare comunque un'altra possibilità, nonostante il passato, nonostante la pesantezza di quello che uno ha fatto, di dare dignità alla persona, perlomeno degnarla di essere ascoltata, che sarebbe penso proprio il minimo. Ecco, intanto scusate, ma facendo Emilio, il nostro amico, che c'è una comunicazione via telefono di Federica Sciarelli che ci fa un saluto. Adesso appena ci chiama per telefono, dopo te la passo. Ecco, quindi come vedete questa è la storia di un cambiamento, dal disagio, dalla periferia, al carcere, scuola di vita, alla fondazione di una vera e propria banda, quella che tutti quanti conosciamo, fino ad arrivare ad un'altra fase, la fase che è poi quella attuale tra l'altro. La fase è quella della cura verso coloro che Antonio chiama i dolenti. Ecco, vorrei fare questa domanda. Cosa ti ha spinto a questo cambiamento e come ti senti ora che hai cambiato questa vita? Partendo dal presupposto che a me personalmente mi piace sempre tanto, Antonio, scandalizzando un po' tutti, dice: io non sono pentito. E allora che sei? E io come mi sento oggi? Mi sento bene. Lo dico anche venalmente, non c'è una linea ma non me ne frega niente, vado a piedi, non me ne frega niente, so che chi mi avvicina in modo pulito, non cerca di coinvolgermi nei cosi, quindi io sto benissimo. La sola cosa che mi dispiace è che siccome sono diventato vecchio mi hanno fatto scendere dal pulmino, nonostante le battaglie Antonio Massacci, che è il presidente Anpas di Chiesi, non è riuscito a farmi salire, e questo mi manca molto. Facciamo un piccolo passo indietro con una domanda. Ovviamente ci viene spontaneo domandarci: se a 14 anni Antonio era già in galera, che rapporto potrà aver avuto con i genitori? E c'è un pezzo di libro molto particolare, molto intenso, che parla proprio di quello che faceva in carcere Antonio con la mamma, che è sempre la mamma naturalmente. Il primo colloquio che si fa dopo l'arresto è il più angosciante, perché le facce affrante dei familiari ti fanno sentire colpevoli di tutto il male che c'è al mondo. Gli occhi lucidi di una mamma fanno più male di una lama tagliente.
Il non poter restringere le mani, abbracciarla e farle delle carezze per tentare di confortarla è peggiore di una tua condanna. Stai lì, imbranato, e con il sorriso ebete a far fuggire di innocenza e libertà imminenti. E allora quasi quasi speri che il colloquio finisca presto. In quel primo colloquio vennero mia madre e i miei fratelli, che si erano presi un giorno libero dal lavoro. Fuori ad aspettarti c'era macellaretto e bye bye. La roba da bagnare l'ha mandata per traccia, mi disse Augusto, e ha detto a mamma di non preoccuparsi di cucinare, perché tutte le settimane ci pensa lui. E poi aggiunge che settimanalmente si sarebbero dati il cambio con William per accompagnare mamma, ma se tu vuoi ci potremmo venire tutte e due. Gli risposi di non preoccuparsi, di pensare al lavoro. Mia madre mi disse che mio padre era affranto ed io non trovai di meglio che le solite frasi di circostanza. Alla fine del colloquio strinsi forte mia madre e i miei fratelli e uscì dalla sala con una voce indescrivibile. Questo filo conduttore del rapporto con la mamma c'è ovviamente in tutte le persone, ma anche in un criminale, anche perché così è definito Antonio anche su Wikipedia, e anche su chi ha commesso errori irreparabili, errori gravi. Ma alla fine, insomma, penso che il giudizio finale non spetti a noi, questa è una cosa alla quale io tengo sempre, sempre tanto. Io penso che già ascoltare, secondo me, è edificante per chi ascolta, perché comunque è un bagaglio di esperienza, e per chi racconta, come diceva Sergio Sciarelli, è un modo anche per liberarsene. Quindi dopo la periferia, il carcere, la banda, aver messo a suo quadro Roma, aver in qualche modo attraversato la storia di quegli anni di piombo, avviene il cambiamento. E come è venuto il cambiamento? E poi una domanda, scusando sempre Federica, te che hai vissuto gli anni 70, gli anni di piombo, e quindi hai vissuto queste forti amicizie sia nel bene che nel male, cosa avresti da dire o consigliare ai giovani di oggi? Non guardare solo questi che si impegnano, che hanno il desiderio di conoscere i giovani di oggi in generale, ecco, non soltanto a questi ragazzi che veramente sono encomiabili perché perlomeno hanno il desiderio di approfondire, di andare oltre. Come vedi un po' il mondo giovanile di oggi? Allora, se io mi rivolgo a loro, li vedo bene. Però dopo, se apro internet e vedo quello che io ho dato una capocciata al professore, allora mi vedo più bene. E io, a differenza degli espertoni, no, che dicono che bisogna essere comprensivi, io invece, quando fanno un reato, li prenderei, li porterei in un riformatorio, in un carcere, no, minori, e gli direi: tu che cosa vuoi fare da grande? L'attore, e ti manno alla scuola di recitazione, no? Tu che vuoi fare? Vuoi studiare? Ti faccio studiare. Tu che vuoi fare? Niente, rimani qua fino a che non esci. Se questa domanda l'avrebbero posta a me, io sono convinto che mia madre, che certamente non mi voleva a carcere, no? Avrebbe detto: tenetelo se mi diventa quello che è diventato. E questo credo che qualsiasi mamma di buon senso dice: vabbè, ho perso per 3-4 anni, ma dopo lo recupero per tutta la vita. Quindi ci sono i giovani come loro, e poi ci sono quelli che vanno squagliare dentro l'acido. Ma questo squagliare dentro l'acido, no, scusatemi, ma da dove lo dico? Dove lo leggono? Chi lo dice? Le fiction. Ma te pare un ragazzino che ne so da Mezzana possa aver squagliato dentro l'acido? Ma che puoi squagliare? Quindi l'influenza dei media in generale. E certo. Allora, adesso passeremo all'ultima fase della vita, quella attuale, chiedendo a Antonio perché li chiami Dolenti, chi sono i Dolenti. Emilio, c'è Federica? Fammi un applauso in diretta a Federica Sciarelli. Soprattutto dire a tutti i giovani che hanno organizzato questo convegno di ascoltarlo, attenzione.
60, ma insomma, questi siamo tutti giovani. E se mi avete fatto una domanda, rispondo, se no era proprio davvero un saluto a Pietro Gasciarelli. Qualche domanda pubblica? Io ci ho capito niente, che ho dato su tutto, lo spiegheranno loro. Naturalmente grazie infinite per la tua continua testimonianza, che sai che per me sei un solo. No, ho detto che non devono fare quello che fa tutto nella vita, giusto? Giusto, giusto. Va bene, solo il secondo periodo va bene, esatto. La prima che non va bene e la seconda invece va bene. Esatto. Federica, come hai scritto te, questa volta Nino è dalla parte giusta e ce lo vogliamo tenere dalla parte giusta. Ce lo possiamo dalla nostra parte, va bene? Esatto. Grazie Federica, ciao. Ciao, ciao, ciao. Meglio la meccanica. Allora, la fase attuale è quella dei Dolenti, quindi una piccola domanda. Perché Antonio li chiama Dolenti? Chi sono questi Dolenti? Cosa fa? Per passare poi una parola ad una testimonianza da parte di Massaccio, che è responsabile dell'ANPAS, e ci dirà qual è stato e qual è il suo rapporto con Antonio e come vive Antonio il rapporto con questi dolenti. Ma chi sono i dolenti, Antonio? Chi sono i dolenti? Io li chiamo dolenti, magari con qualche appunto dei familiari, per il presidente dell'ANPAS, di Iesi. Perché io li vedo che soffrono, quando loro parlano, fanno i gesti, le cose. Io vedo che io non li capivo all'inizio, no? E li vedevo soffrire, perciò dolenti, dolenti perché soffrono non essere compresi. Poi naturalmente col tempo ci facevo dei discorsi che non puoi capire, eh? Non capivano nessuno, ma noi ci capivamo. Quindi ecco perché dolenti. Chi sono? Spiega chi sono, parlaci a decidi con i bulmini, rapporti con questi ragazzi. Perché? Perché non, tutti sanno che te facevi volontario sul pulmino dei disabili. Sì, io ripeto, grazie all'ispettore Sebastianelli sono riuscito a salire sul pulmino, dove tra l'altro io sapevo, insomma, c'aveva ragione l'ispettore, no? Io mi presento al comune, dico uno da bandaccia che vuole salire, ma sei scimo, no? Invece ho avuto un appoggio forte da parte di Antonio Massacci, che è il presidente ANPAS di Iesi. Sì, è qui Antonio, che è la parola di Antonio Massacci per la sua esperienza di conoscenza e di amicizia con Antonio, e quello che per lui Antonio ha significato e significa ancora. Facciamo un po' d'ordine, che Nina stasera fa un po' di confusione. Dunque, Nino è stato folgorato da un ragazzo con disabilità che si chiama Cristiano, che stava dentro il pulmino fermo all'incrocio tra Corso Matteotti e via Pastrengo e guardava Nino che stava sul marciapiede dall'altra parte della strada a parlare con l'ispettore di polizia. E questo ragazzo ha una caratteristica che fissa le persone e gli sorride. E il Nino di allora si è un po' inalberato e gli ha detto all'ispettore di polizia: ma questo che vuole da me? No? E allora Sebastianelli ha spiegato che cos'era quel pulmino, chi c'era dentro, e dentro quel pulmino c'erano persone con disabilità intellettiva che uscivano dal centro diurno per andare a casa la sera. E Nino immediatamente dice: io voglio salire su quel pulmino, e ha iniziato la sua fine. Perché poi l'ispettore ha agito, è intervenuto e si è rivolto ai decisori, e cioè al giudice per una certa parte, all'amministrazione comunale e a un dirigente del comune che ha capito, che poi si è rivolto anche a me. E il giudice ha deciso in senso positivo, perché era un modo per consentire a Nino di rientrare in società. L'amministrazione comunale ha fatto altrettanto. Io ho fatto più o meno uguale, non proprio uguale. Quando a me è stato detto ci sarebbe una persona che viene dalla banda della Magliana che vorrebbe fare l'assistente sul pulmino come volontario, tu che ne pensi? No. E io ho risposto:
al dirigente quanto tempo ho per decidere, va bene? E mi sono preso qualche ora, però io immediatamente ho pensato a una roba che avevo detto non molto tempo prima riguardo a Luigi Settembrini, che era un anarchico dell'Ottocento in prigione in un carcere del Regno di Napoli. Lui per questioni politiche, lui era un anarchico, e era in carcere insieme a dei giovani che erano lì per la delinquenza comune, e si chiedeva a questo signore, ha scritto questo signore, e si domandava che cosa abbiamo fatto noi perché questi ragazzi non fossero qui, e si rispondeva in questo modo: che stiamo facendo noi perché quando tornano, quando vanno fuori, non tornino a delinquere? Allora io mi sono detto, per quale motivo non dobbiamo dare un'opportunità a questa persona, no? Però ho fatto anche un'altra cosa, siccome avevamo avuto delle esperienze pregresse con le comunità di recupero per tossicodipendenti, e i genitori non erano contenti che i loro figli frequentassero questi ragazzi, non erano immondi, no? Erano fondi, dovevano rientrare. Allora, in virtù di questa mia esperienza, io non ho informato nessuno e ho deciso da solo. E ho deciso che noi avremmo fatto la parte più importante del recupero di Nino, che avremmo iniziato il tormento dell'anima. E Nino entra, sale sul bambino e fa un casino. Perché lui ha detto non ci arrivavo, no, perché i dolenti non sono sofferenti, le persone con disabilità, se soffrono come noi, se stiamo male, se abbiamo una malattia, se abbiamo mal di gola, se abbiamo l'appendicite, non soffrono. E per quanto riguarda le persone con disabilità intellettiva, non sempre si rendono conto nemmeno di quello che c'è intorno. Però ovviamente frequentano modi che non sono il massimo della gioia. E questo pazzo qui, sul pulmino, ha portato la gioia. Io, quelli più grandi forse si ricorderanno quando nella pubblicità c'era una pubblicità che non so di che cosa, c'era un'Isolda Fraschini che faceva le curve e si storceva tutta. E quel pulmino con uno dentro faceva quello, faceva casino. Lui ha fatto parlare quelli che non parlavano, ha fatto ridere quelli che stavano seri, ha fatto fare delle ginnastiche strane persino a un ragazzo Down che purtroppo non c'è più, facendo il ponte da un sedile all'altro con le gambe. È praticamente impensabile quel gesto atletico che lui l'ha fatto fare, non lo so come e non so. E Nino assisteva questi ragazzi. Nino adesso si lamenta perché l'hanno fatto scendere dal pulmino. In realtà sono cambiati i gestori del trasporto e adesso usano altri mezzi. Io non ho nessun potere, ma nemmeno l'amministrazione comunale ha questo potere. E poi c'è un'altra roba che Nino deve mettersi in testa. Io, siccome ho la sua stessa età, che c'è passata qualche primavera. Comunque io sono stato contento e fiero, soprattutto perché quei genitori che non avrebbero voluto e l'hanno contestato all'inizio, poi sono diventati i suoi migliori amici. Perché lui veramente ha messo se stesso là dentro, ma sono ancora più contento perché noi ci siamo dimostrati un patrimonio della comunità e abbiamo fatto un grande gesto e soprattutto abbiamo dato l'opportunità a lui di stare con noi, diventare anche Iesino se volete, anche se il suo accento è quello di non so bene dove, perché non è proprio romano, no? Però lui adesso sta qui, sta con noi, ci ricorda tutti e noi ricordiamo e vogliamo bene a lui. Ecco, il peso del giudizio, il pregiudizio, no? A volte. Ecco, mi piace citare una frase tratta sempre dal libro, non questo, ma il primo, che ho scritto con Federica, in cui Nino dice: ogni volta che mi abbraccio uno e si riferisce ai disabili, è come se una goccia, pensando che ogni tanto tornasse indietro. Certamente il passato non si può cancellare, sicuramente il sangue versato può tornare indietro, ma già il fatto di sentirsi in qualche modo libero, abbracciando un disabile, è una cosa secondo me bella. E in un altro incontro Nino aveva detto una cosa molto bella ai giovani, dicendo: quando non sapete quello che fare, quando vi annoiate, quando non sapete dove andare, non perdete tempo con i vari Facebook, Twitter, eccetera, abbracciate un disabile. E questa è una cosa che mi ha molto colpito. Perché Nino, raccontaci questo fatto. Perché? Cosa dà abbracciare un dolente? Perché io ritengo che tutti possono fare quel lavoro, no? Chiamiamolo lavoro, però lo fa meglio chi c'ha qualche ferita da guarire,
perché un sorriso loro all'inizio stanco, no? E poi sempre più gioioso, le prosciugava mano a mano il sangue che io e i fantasmi che mi portavo dietro, con loro sono spariti. Non è che non riappiorano più, però mi rendo conto solo di aver dato quello che avevo, le qualità per dare, perché a me mi dicevi va a lavorare, che ne so, al cantiere, io non ce l'avevo, no? Ho 70 anni, ma se mi dici aiuta a rialzare chi è caduto, lo so fare perché ho trovato chi ha aiutato a rialzare me. Non so se riesco, io ho fatto la vita. Ancora tanto la quinta elementare, io mi comando sempre leggendo anche i suoi libri, no? Ma se aveste preso un'altra strada, fosse nato e Paleoli, che sarebbe a questo punto? Non sarebbe certamente l'Antonio Mancini che conosciamo, sarebbe un'altra persona. E la cosa bella che io porto sempre a casa dopo ogni incontro con Antonio, anche se tanti che ne facciamo, è la dimostrazione che cambiare si può veramente, che insomma risalire si può, che noi siamo artefici del nostro destino e, come dice sempre lui, ognuno è quello che sceglie di essere, perché in fondo di scegliere una parte, ne ha fatte tante, ma ha sempre scelto lui, e se adesso è quello che non era prima è perché l'ha scelto ed è stato anche aiutato naturalmente. Allora, volevo passare alle domande, c'è qualcosa? Io voglio aggiungere una cosa sola, visto che c'è Antonio Massacci che può testimoniare. Qui c'è anche un autista che veramente Stefano si chiama, è uno che contribuiva molto a spingere a me per... Io gli dicevo le prime volte ai ragazzi, perché mi dicevano tutti che parlavano. E certo, si dice parlo, questi non parlano, no? Arrivato un momento che Antonio, i familiari, li salutavano nelle lingue straniere. Io gli dicevo Antonio, non lo smetti o no? Salutiamolo in tedesco, e quelli che lo salutavano in tedesco, perché io ho imparato le parole a forza di... Quindi non... i disabili sembrano, ma se io vado in giro con un ragazzo, no? Se io vado in giro con un ragazzo per il corso, no? Per semplificare chi è il disabile tra i due. E mi fermo, io mi fermo davanti a una vetrina, no? A guardare un paio di pantaloni che dolce in campagna, come si chiamano i due, no? A 800 euro strappati, mentre il mio amico insaccato nel suo giubbotto resta tranquillo sul marciapiede, e io manco mi posso comprare quei pantaloni, ce l'ho 800 euro, ma poi 800 euro per pantaloni strappati quando mia madre mi rattoppava. Chi è il disabile? Io o lui, non ne fregava niente le dolci in campagna. Ero io naturalmente, no? Sono normali, diverso chi? Io questo, quando su Facebook, non so se voi avete visto, io ho abbracciato con loro, chiedo, diverso chi? Io o loro? Io naturalmente. Perché loro hanno il loro mondo pulito. Chi sta lì? Firmata, riportarci sua, ma che mondo è? È il mondo di mezzo, il famoso mondo delle carminate, il mondo che fa schifo. Io parlo forte, almeno certo. Allora, io sono nato nel 98, qualche anno dopo di te, quindi tutto quello che tu hai vissuto, mezzo secolo, diciamo qualche, poi hanno arrivato. Tutto quello che tu hai vissuto, quella che è stata anche la storia d'Italia, io non la conosco, perché la posso leggere, la posso sentire raccontare, ma sempre da chi non c'era dentro, sempre da chi magari in base alle sentenze dei tribunali dice come sono andate le cose. Ora, al di là della banda vera e propria, non è tutto quello che mi interessa. Io vorrei capire se secondo te tra Roma, dove c'era la banda, quindi quando la banda era al potere, diciamo, no? Come dicono i giornalisti, e oggi è cambiato niente, è finita quella banda, com'è il modo di fare a Roma? Oggi c'è stato lo scandalo, no? Qualche anno fa, tu già ne parlavi prima, tu ne sai determinate cose,
secondo te è cambiato niente oppure è cambiato tutto per non far cambiare nulla per l'ennesima volta? La famosa frase del Gattopardo, no? Tutto cambia perché nulla cambi, no? Io parlavo di questo Massimo Carminati nel 2012 e sui giornali usciva che Roma criminale, e non solo, perché oggi io faccio molta fatica a distinguere la criminalità spicciola, quella da strada, dalla criminalità politica, è tutto un intreccio. E io dicevo nel 2012, gli articoli che si trovano ancora oggi, che a Roma comandava Massimo Carminati, e a Roma ancora la malavita, la criminalità era fatta padrona. L'avete vista con gli spada, no? Quello che dà la capocciata in faccia al giornalista, pensate un po' come stiamo messi. Quindi Roma è la stessa cosa. Guarda, ne riparliamo fra qualche mese. Come riemergerà una nuova inchiesta che non porterà nulla, i giornali strombazzeranno, dopo tutto finisce come prima, fra due anni Carminati sta fuori tranquillamente, su questo che metto la mano sul fuoco. Quindi non è cambiato niente, Andrea. Allora, io intanto ti ringrazio Antonio per questa risposta. Poi penso che potremmo passare, penso che vai. Io allora, adesso passiamo alle domande del pubblico. Io prima volevo dire una cosa a livello personale. Vi volevo spiegare un attimo come è nato questo evento. Andrea un giorno viene da noi, eravamo io, Matteo e Ugo, il direttivo, ci fa: voglio fare un evento con Antonio Mancini. E noi, memori dei nostri eventi passati con il professore, a chi è questo professore? No, è un ex componente della banda ravagliana. Allora un attimino ci siamo rimasti, nel senso, come? Sì, un ex componente della banda. Ma Andrea, sei sicuro? Cioè, nel senso, che ci facciamo insomma con questo signore? E Andrea, come sempre, è molto sicuro, ci ha detto sì, fidatevi di me. E io ormai dopo tanti anni ho imparato a fidarmi Andrea quando c'è bisogno, e allora abbiamo detto va bene, facciamo questa cosa. E sicuramente avevamo un po' di timore che ci potessero essere dei scompigli, ma a mio avviso non ce ne sono stati né adesso né prima, c'è stato qualche cosa per me cose insignificanti. Io non c'avevo pregiudizi, però comunque non c'avevo né aspettative né aspettative negative, diciamo, su questo evento. E devo dire, voglio ringraziare proprio Antonio per la storia che ha portato, perché come ha detto Danilo, il passato è passato, indubbiamente c'è stato, indubbiamente è stato un errore, ma il cambiamento che Antonio ha fatto, secondo me, è questo il centro di questo evento, cioè il senso di tutta questa conferenza, incontro, chiamatela come volete, non è tanto facciamoci raccontare quello che ha fatto Antonio prima, perché lo possiamo sapere, lo possiamo leggere nei libri, non è difficile trovarlo. Quello che è difficile trovare è la storia del cambiamento, che secondo me va sottolineata, e soprattutto una realtà, vi assicuro, non facile da, diciamo, con cui relazionarsi. Io diciamo che in parte vivo questa realtà perché faccio uno sport particolare da tanti anni, faccio equitazione, c'è un centro di ipoterapia nel mio centro con ragazzi disabili, e loro sono particolari, cioè nel senso ti danno tanto in una maniera strana, non è facile coglierlo all'inizio, non è facile entrarci in contatto, perché loro cercano di comunicare a modo loro e se non sai la loro lingua è difficile recepire. Però credo che quello che Antonio ha fatto sarebbe difficile per tutti noi, quindi voglio ringraziarlo, voglio fare un applauso per quello che Antonio ha condiviso fino adesso. E adesso lasciamo spazio alle domande del pubblico, facciamo girare il microfono. Scusatemi, prima di passare alle domande vorrei fare un ringraziamento e un applauso forte a una persona che ci aiuta tutte le volte, che io puntualmente forse dimentico, che è Sara Pigliapoco, che è la nostra fotografa. Ah.
ovviamente la ringrazio perché non piatta l'ira, per cui è giusto ringraziarla.